Siamo con Roberto Cotroneo. Buongiorno. Un giudizio sulla nostra generazione. Fugge o vive il suo tempo? No, sostanzialmente non capisce il suo tempo e non ha nemmeno motivo di fuggire perché non saprebbe dove andare. Il problema di questa vostra generazione è che purtroppo dovete fare molta strada ancora perché vi hanno tolto tutto, vi mancano tutti i parametri, i paradigmi e possibilità di comprensione. Questo è dovuto anche al fatto che comunque l'Italia è diventato un paese abbastanza marginale a livello culturale in Europa e questo si sente purtroppo anche nella vita quotidiana e nello scambio culturale tra generazioni. Noi siamo stati più fortunati di voi, stavamo al centro dell'Europa, voi siete molto più vicini alla Tunisia, insomma. Mancano i maestri? Manca tutto, manca una riforma della scuola giusta, manca un'università efficiente, a parte alcune eccezioni. Mancano le case editrici, manca la cultura televisiva che c'era fino all'avvento di Berlusconi, manca praticamente quello che invece c'è stato per moltissimo tempo fino perlomeno alla fine degli anni Ottanta. E certo, quindi mancano anche i maestri. Quindi anche il ruolo degli intellettuali oggi, insomma. Gli intellettuali in Italia avevano un peso europeo e internazionale, avevano il peso che era giusto che avessero, però ce l'avevano. Non avevano lo stesso peso che avevano gli intellettuali francesi o quelli americani, ma certamente avevano un peso. Lentamente siamo diventati un paese marginale a livello culturale. Io oggi, come intellettuale in questo paese, mi sento molto più in un margine lontano rispetto a quanto fossi alla fine degli anni Ottanta. Solo per fare un esempio, se voi andate a vedere le statistiche dei visiting professor nelle università americane nei primi anni 90 e oggi c'è un calo spaventoso. Se andate a vedere i libri italiani sia dal punto di vista della narrativa sia dal punto di vista della saggistica scientifica che sono tradotti all'estero di autori italiani, diciamo che sono un sesto, un settimo rispetto a quelli che erano esattamente 15 anni fa. È cambiato tutto da questo punto di vista. Siamo meno autorevoli nel mondo, siamo meno ascoltati e siamo molto più marginali. La colpa è un po' di tutti, perché voglio dire, è facile dare la colpa al governo e a, diciamo, la degenerazione culturale berlusconiana. In realtà è una degenerazione culturale generale questa, perché nessuno impedisce di scrivere dei buoni saggi, di fare delle buone case editrici, di essere influenti altrove. Nel 91 lei ha scritto l'indice, in cui, diciamo, si raccoglieva tutte le stroncature che aveva fatto. Sì, era un libro, sì. Oggi cosa metterebbe però all'indice? Io dico che, come diceva l'Ecclesiaste, c'è un tempo per tutto. Io ho fatto per 5-6 anni lo stroncatore che metteva all'indice le cose, l'ho fatto sul Sole 24 Ore, stiamo parlando dell'88, dell'89. Oggi non mi piace più mettere all'indice le cose. Il mio problema vero è oggi è capire che cos'è rilevante e fare in modo, attraverso quel poco di potere che posso avere, che è un potere di influenza sia culturale sia di possibilità di scrivere, di rendere questo poco visibile e in qualche modo vendibile all'estero. È inutile mettersi a fare costantemente un lavoro di demolizione. Ormai l'unica cosa che possiamo fare è portar via le macerie, non demolire ulteriormente. Siamo messi molto male, secondo me. Sì. Colpa dei padri anche? Ma sì, c'è una generazione spaventosa, quella del 68, che è stata una delle più deleterie che più siano mai comparse in questo paese. Il nostro 68 è una truffa, non ha niente a che fare con il 68 in Francia o negli Stati Uniti, infatti è degenerato, come ben sappiamo. A questo proposito, il rapporto tra potere e informazione e il ruolo dell'opinione pubblica oggi? Il rapporto tra potere e informazione in Italia è spaventoso, perché l'informazione è semplicemente servita al potere, qualunque qualsivoglia potere sia, non è solo un problema che ben sappiamo di conflitto di interessi tra un premier che ha tre reti televisive più alto, è un problema proprio strutturale e culturale. La stampa italiana è totalmente incapace a pensarsi indipendente, si pensa sempre in qualche modo schierata. Una volta discutevo con un ragazzo che vuole fare il giornalista che mi raccontava che secondo lui è normale essere iscritto a un partito facendo il giornalista. Io trovo che sia una delle aberrazioni di questo paese. Il giornalismo d'inchiesta? Vedete, il 75% delle breaking news che vengono date da CNN, date da televisioni americane, sono fatte da video che sono girati da non giornalisti. Perché con l'innovazione tecnologica e la possibilità di girare video anche da telefonini, tutte le truppe televisive che possono arrivare in un luogo dove cade un ponte, se non avviene qualcosa del genere, arrivano semplicemente sempre dopo rispetto a quello che possono fare i comuni cittadini quando stanno lì. L'esempio più classico in Italia è stato il caso del dramma di Viareggio.
dove buona parte dell'informazione visiva noi l'abbiamo presa dai cittadini di Viareggio che andavano con i telefonini a filmare, e non certamente né dalla Rai, né da Mediaset, né dalla 7, né da Sky, né altre cose ancora, che sono sicuramente arrivate un'ora dopo. E a questo proposito, il futuro dell'informazione quindi cosa è, amatoriale? No. È un problema di estetiche diverse, cioè l'idea che comunque il filmato sia girato in una maniera non limpida, una volta era qualcosa che faceva la differenza. Oggi invece ci si abituerà a usare delle cose molto più approssimative, e ci si abituerà di più a filtrare le informazioni attraverso comunque anche l'occhio di persone che non fanno esclusivamente questo mestiere. Quindi diciamo ci sarà un forte intreccio tra chi è giornalista professionista e chi no. Ma questo già con i blog e già con l'avvento del web è abbastanza evidente. Io ritengo però che non sia più possibile pensare il mestiere del giornalista in una maniera artigianale come era un tempo. Oggi per fare i giornalisti non bisogna imparare a fare i giornalisti, bisogna imparare a capire il mondo. Purtroppo il problema fondamentale è che buona parte di quelli che fanno questo mestiere oggi sono persone che non capiscono assolutamente nulla di quello che accade, o meglio, lo capiscono solo attraverso una serie di schematismi a cui sono abituati da anni. Lei come insegnante di giornalismo come insegna a capire il mondo? Non insegnando giornalismo. Se io devo insegnare a qualcuno a vedere le cose, non è che gli do gli occhiali con delle lenti più forti in modo che vedano più lontano, non gli do un binocolo, gli spiego cosa deve saper guardare. La fine delle ideologie ha contribuito a questa, diciamo, difficoltà nell'interpretare la realtà? No, avrebbe dovuto contribuire al contrario, le ideologie non hanno mai interpretato un tubo, cioè voglio dire, anzi erano esattamente il contrario. Siamo stati vittime di ideologie costanti dove la lettura è una lettura, diciamo, su binari guidati e non teneva conto minimamente di nient'altro che di quello che c'era. Web o carta? Web o carta? Io ormai leggo pochissimo su carta, però i libri li leggo su carta. Allora il web per quanto riguarda la rapidità sicuramente, la carta per quanto riguarda la capacità di riflettere. L'Etica di Spinoza non la leggi sul web. E antichità o modernità? La modernità è una forma laterale, trasversale e tangenziale dell'antichità. Non ci sarebbe una modernità senza antichità. In fondo, voglio dire, tutto quello che ci serve oggi per capire la contemporaneità sta in Platone, basta andarselo a rileggere. Scrittura o musica? Ho cercato per molti anni di fare in modo che fossero la stessa cosa. In fondo la scrittura ha molto a che fare con la musica a livello sia di ritmo sia di costruzione delle frasi. La cosa che è in più la scrittura è che la scrittura è in qualche modo sempre ingannatrice e sempre mistificatrice. La musica non lo è quasi mai, la musica è un linguaggio non verbale, Schopenhauer diceva è volontà, mentre il mondo è rappresentazione, non è cosa da poco, in fondo è una forma di divinità con cui conviviamo tutti i giorni. Un suo giudizio complessivo sull'Italia di oggi e cosa si aspetta per l'Italia di domani è un saluto a Dillinger. Cosa mi aspetto dell'Italia di domani? Niente, cioè a questo punto mi aspetto solo di poter finalmente entrare in Europa, come ci dicono tanti, così mi sentivo un po' spagnolo, un po' francese, un po' tedesco, e diluiamo il pressapochismo e il dilettantismo di questo paese, rendendolo meno nocivo. Non ho nessun tipo di ottimismo in questo momento, né da parte della maggioranza né da parte dell'opposizione. Non vedo nulla, non vedo progetti, non vedo idee, non vedo niente. Un saluto a Dillinger, certo, vorrei dire una sola cosa su Dillinger. C'è un mio vecchio amico che si chiama Sebastiano Vassalli, che è un grande scrittore, che mi diceva sempre che i grandi romanzi hanno sempre un grande personaggio e i siti web hanno sempre un nome che funziona. E io penso che Dillinger vada bene anche per questo, lo senti subito, ha un impatto molto forte e anche molto bello a vedersi, quindi va bene così. Grazie. Prego.